ragazzo non è una ladra! Ma mandiamo tutti al commissariato! Ma se erano loro che ci stavano derubando, quale commissariato? Bugiardo, lei mi ha derubato per prima! Che cosa? Anche il fidanzato le ha rubato! Basta! State calmi! Insomma, basta! Famiglia, sono tornato! Andiamo tutti in questura finché non sapremo chi è stato a rubare e a chi questa borsa rimane in mia custodia. Perché mi sono innamorata di lui? Perché è bello? È più che bello. Perché è buono? È più che buono. Perché è intelligente? Oh, è più che intelligente. Dai, Roberta, andiamo a scuola. Non ci vengo oggi. Come? Non vieni? Dai, andiamo. Vai da solo, lasciami in pace. Ma smettila, vado sempre da solo. Ci andrei anche oggi. Roberta, ti ho portato lo yogurt che ti piace di più. Sì, è buonissimo, grazie. Beh, io ti volevo chiedere scusa per come ti ho trattata. Avevo i miei problemi e quindi è sempre così. Uno se la prende con la persona meno indicata. Io ti voglio bene, lo sai. Davvero? Sì, 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 ti voglio bene perché ormai sei come una sorella, no? Sei mia sorella nell'anima e nella vita. E lo sarai per sempre, quindi ricordati di questo, eh? Grazie. Massimo! Sei tornato, eh? Come stai? Ciao, ciao, ciao. Avete visto? Sono tornato. Ora ditemi dove sono gli altri perché non ho visto nessuno. Hanno accompagnato Flora in banca per l'eredità. Sei tornato perché hai ricevuto la notizia? Quale notizia? La notizia che ci mancava. È che ci siamo mancati tanto. Sì, sì, sì. Anche voi mi siete mancati, ma davvero tanto. Estremamente sospetti hanno tentato di rapinare questa. Allora, ditemi dove la scuola. Come è arrivato il viaggio? Che succede in Grigio Ragazzi? No, non può essere, non può essere. Flora, ma che ci fa, Flora? Che cosa ci fanno lì? Che ci fa, Flora, lì? Franco. Individui estremamente sospetti hanno tentato di rapinare questa banca. Sembra che sono. Ma come devo rubare banca? Che sta dicendo? Che sta succedendo qui? No, ma come ha rubato? Approfittatrice! Io ti distruggo, approfittatrice! Tu sei puta strega! Ti faccio stare io! Non gridi così alla signorina Greta, strega cattiva! Chiudi la bocca, farfalla variopinta! No, ma sta zitto, Monica! Codardo, fai così solo perché c'è la polizia, te ne approfitti! Ma come devi entrare? Al commissariato! Perché sono lì? Tu, io sono appena tornato da un viaggio e... Sì, ma guarda che saranno trasferiti alla sezione 23... Sezione 23, sezione 23, voi rimanete qui, state tranquilli, torno presto! Muovetevi, forza! Ma che fai qui? L'ora di teatro è finita, sono tutti a ricreazione. Che succede? Perché sei qui? Voglio stare solo, ecco che c'è. Sono come invisibile, non mi vede nessuno, non mi danno spago. Allora, comincia ad avvicinarti tu, non ti preoccupare, piccolo. Beh, faccio quello che posso. Almeno ho questo lecca-lecca buonissimo. Va bene, però io ho una notizia molto bella per te, Thomas. Non verrò più a scuola? No. Non sei così fortunato? Si tratta di un'altra cosa, riguarda la festa della mamma. Ah, sì, la festa della mamma. Che succede? Che la canzone che hai scritto ha vinto. La canterai qui, in teatro. Qui a scuola. Grazie! Franco, dove sei? È il terzo messaggio che ti lascio, chiamami. Forse nella nostra camera da letto sarebbe bene, eh? Franco! Maria, sono io, Valentina. Ah, ti stai divertendo? Come va il viaggio? Molto bene, ma ora dimmi, non mi hai fatto sapere, hai parlato con Franco? Sì, gliel'ho detto. Stiamo ancora parlando, è difficile. Tua nonna, come sta? Maria, dai, dimmi, ci hai parlato o non ci hai parlato? Non sono stupida. Ma se ti ho già detto di sì, l'ho fatto, non angosciarmi più, basta. Insomma, glielo hai detto. Che cosa devo dirgli, Valentina? Franco non aspetta un bambino da te e ti va bene così? Come? Io volevo darti la tua mano. Lascia, non c'è testo. Continua a fare la saltarellina. Non avrà quello che mi ha fatto. Hai capito? Silenzio. Che cosa sta succedendo qui? Massimo, non faccio uscire da qui, aiutaci. Signore, torni indietro. Signore, non me ne vado senza la mia figlia. Non me ne vado. Ho mandato messaggi intergalattici, dov'eri? Faccia come le dico, signore. Mio, ecco perché sono qui. Venga, anch'io, ho bisogno di te. Venga con me, per favore. Aspetta, devo dirti una cosa molto importante. Signorina Florencia, non è il momento di dire una cosa del genere. Guarda dove siamo, Flor. Non importa, diglielo. Massimo,
Tu sei la cosa più bella che mi sia capitata. Io ti amo con tutto il cuore. Dimmi, Flo. Diglielo. Diventerai papà. Non mi dici niente. Amore! Signor, Massimo!